Buongiorno a tutti, io sono Fabrizio Bocca e in questa ennesima occasione in cui ci sentiamo su Video Live parlerò di un argomento che fino ad ora non ho in questa sede toccato, che è l'argomento da cui storicamente sono stato conosciuto per quanto riguarda il mondo del trading, cioè l'analisi di Gann. L'analisi di Gann è un argomento estremamente complesso, che è usato da molte persone nell'analisi tecnica e soprattutto nel passato. Diciamo che la moda dopo gli anni 2005-2006 è un po' passata, come tutte le cose nel trading, e se ne è parlato un po' meno. Io nasco negli anni 90, alla fine del scorso secolo, come trader, proprio come analista tecnico sull'analisi di Gann. Numerosi corsi, soprattutto la frequentazione con quello che a mio avviso è il miglior analista di Gann presente sulla scena europea, grazie a un'amicizia che ci ha sempre legato, mi ha portato a poter approfondire questa materia. Ripeto, negli anni 90, ed arrivare a creare un metodo assolutamente riproducibile nel tempo e molto schematico da questa teoria, che ho illustrato nel mio primo libro nel 2002, che si intitola Il trading facile con le tecniche di Gann, edito da Trading Library. Sono passati molti anni, ma io dal 2004 non ho mai smesso di tenere la statistica aggiornata di tutto quello che scrivo nella mia newsletter quotidiana di Gann, che faccio per uso personale ormai appunto da 14 anni, e che riporta fedelmente ogni passo in questo campo di trading che io ho effettuato. L'analisi di Gann è, come dicevo, una materia complessa, difficile, che è un po' fumosa e che si presta a moltissime interpretazioni. Cosa che non ne fa di certo un oggetto semplice. Per questo motivo, dopo aver fatto appunto questi studi, ho pensato di elaborare una tecnica semplice, molto basic, molto elementare, che mi permettesse di fare trading velocemente a livello intraday. Perché questo era il fine a cui io miravo, un trading intraday, in base e grazie a quanto avevo imparato e a quanto che, secondo me, faceva di Gann più un trader che un analista. Mi spiego, io concepisco il trader non come uno scalper, ma sicuramente neanche come una persona che prende posizioni di lungo termine sui mercati. Cosa che Gann in realtà era, visti anche i tempi in cui ha svolto la sua attività, cioè gli anni 30, ma volevo trarre dall'analisi di Gann tutto quello che era l'aspetto proprio del trader, cioè della persona che si accinge ogni giorno ad aprire i grafici, di vedere i mercati, di fare la sua operazione se possibile e di chiudere la giornata inutile o in perdita. Per costruire questo metodo di analisi di Gann ho utilizzato alcune delle cose base dell'analisi, strutturando il metodo in un modo preciso. Innanzitutto ho creato due schemi. Il primo schema è l'analisi a mercati chiusi, che possiamo vedere qua. Che è composto da alcune fasi precise, una fase dove io vado ad osservare gli angoli di Gann e quindi a cercare supporti e resistenze, una seconda fase che invece mi va a far vedere lo swing chart, un particolare grafico ideato da Gann che permette di vedere molto bene i minimi e i massimi per cercare determinati pattern e l'osservazione e analisi del tempo e la ricerca dei setup. Questi punti mi portano alla stesura di una newsletter quotidiana di trading.
in cui c'è la strategia da fare, da applicare sui mercati per il giorno seguente. La seconda parte è a mercati aperti e si tratta di inserire gli ordini si entra solo con ordini stop, quindi o di breakout nel caso ci sia un ingresso di breakout o su pattern nel caso ci sia un ingresso su pattern, su supporto o resistenza. In secondo luogo faccio la gestione del trade che viene fatta sempre con lo swing chart intraday, che mi permette di aggiornare lo stop se si creano i presupposti, quindi è un metodo essenzialmente di trading stop, e infine una fase di termine del trade e di annotazione di tutti i dati salienti del trade. Questi passi, quindi l'analisi dei mercati chiusi, la stesura della newsletter, l'applicazione ai mercati aperti del metodo, ha permesso di ottenere una statistica precisa al tick, commissionata e slippata, che appunto ho ottenuto in tutti questi anni. Allora, dare un'infarinatura di quello che è l'analisi di Gann, ad esempio, vi mostro il software col quale io vado a cercare i supporti e resistenze, in cui sono tirati da un lato gli angoli di Gann e dalla parte opposta vediamo lo swing chart. Gli angoli di Gann sembrano una cosa molto complessa alla vista, molto fumosa. In realtà il processo è semplicissimo, gli angoli sono prestabiliti con un'angolazione in tick predefinita e vengono tirati da minimi e massimi che reputo rilevanti. In rosso mi segno le 1 per 1, in blu gli altri angoli, quindi dalla 2 per 1, 3 per 1, 4 per 1, 8 per 1 e viceversa, quelli inferiori. E vado a vedere di giorno in giorno nella barra di dove si creerà il giorno dopo, cioè dove finisce il grafico, spero che si veda il mouse, dove passano i supporti e le resistenze per la giornata seguente. Ad esempio, in questo punto passa a 160,84837, che possiamo approssimare ad 84 sul mondo. Se andassimo a vedere, ad esempio, sul FIB, che è uno dei tre mercati che appunto seguo, possiamo vedere la stessa struttura e ad esempio potremmo andare ad osservare nel punto in cui sto mettendo un angolo che passa per la seduta di oggi, 16 gennaio 2018, in cui sto registrando questo video, perché non mi sarà possibile purtroppo essere al computer per gravi motivi familiari il giorno 18. Dicevo, il punto passa a 23.310 punti. Sono gli angoli di Gann, mi permettono in questo modo di trovare supporti, come detto, e resistenze. Lo swing chart alla vostra destra invece è un grafico che appunto collega minimi e massimi e fornisce delle indicazioni per trovare dei livelli di supporto e resistenza statica delle aree. Possiamo vedere un'area qua sopra di doppio massimo, una serie di massimi che poi diventano prima resistenza e poi diventano supporto salientemente, oppure dei livelli di breakout, come potrebbero essere la rottura di questo minimo centrale, ad esempio, che ha portato a un disceso abbastanza importante del mercato del FIB. Detto dell'analisi dello swing chart e degli angoli, l'altra cosa che osservo è l'analisi del tempo, materia molto complessa in cui non mi posso dilungare, ma giusto per vostra conoscenza, vi mostro quello che è una delle basi dell'analisi del tempo, che è il quadrato del 9 del giorno di trading che ho sempre utilizzato sui mercati europei e che praticamente è una spirale dei prezzi dei giorni dal primo giorno dell'anno fino all'ultimo giorno dell'anno di borsa aperta, in cui le diagonali diventano giorni, quelle evidenziate in giallo, le diagonali appunto giorni particolarmente rilevanti. Per quanto riguarda invece la newsletter è questa. È una semplicissima e basica illustrazione di quello che è successo ieri, quelli che sono i supporti, le resistenze e la strategia per il giorno seguente. Come si vede qua è sul FIB, c'è semplicemente l'indicazione del setup, se è presente, oggi è
al quadrato del 9, i livelli ad esempio in cui oggi cerco uno short, quindi 23.545, 23.740. La stessa cosa è replicata sul DAX, in cui riporto ad esempio il trade ieri stoppato, poi la strategia per oggi che è la ricerca di un pattern long sui livelli 13.145 e 13.130, e infine la strategia sul Bund Future che, caso vuole, ovviamente, nel momento in cui mi fa un video, è stato stoppato anch'esso ieri, con una piccola perdita, e la strategia per oggi, che è un po' più complessa, c'è cioè la ricerca di un pattern long da 160,17, oppure nel caso avesse il mercato rotto il minimo di ieri, che scusate, qui è 160,30, non mi ha preso la correzione di questa mattina, e l'inserimento di un ordine long in breakout a 160,78. Detto della newsletter, poi durante la seduta sul server che mi assiste anche per il trading automatico, tutt'altra cosa ovviamente da questa, inserisco i supporti previsti, ad esempio il 160,17, sui time frame che utilizzo per l'osservazione del mercato. Il Bund, ad esempio, viene osservato a 1 ora e 45 minuti e si vede nella linea verde su entrambi i grafici che sarebbe il livello di supporto. Se parliamo del FIB, ad esempio, uso esclusivamente il 45 minuti e si vede la linea di resistenza che doveva essere a 23.545, quella seguente è troppo in alto perché è oltre i 700 punti e in questo momento non la vediamo a monitor. Vedete benissimo in questo caso come il mercato nella seduta di oggi, cioè da questa barra in poi, ha attraversato senza minimamente sentire l'angolo di Gann, quindi non è stato preso in considerazione, perché non c'era stata la formazione di alcun pattern e non si è eseguito alcun trade. Tutto questo, come detto, porta a dei risultati. Dei risultati che, siccome il trade sono tutti intraday, quindi chiudono tutti entro le 8 e mezza ormai sul FIB, una volta le 17:40 e le 22 su DAX Bund, e una gestione, come ho detto, a swing chart, quindi che va a cercare i minimi seguenti per alzare di volta in volta lo stop prima in un minore profitto e in una minore perdita, poi in un stop profit, quindi in uno stop in profitto, vengono da me annotati quotidianamente su un foglio Excel, in cui è possibile andare a vedere che cosa ha prodotto questo metodo negli anni. Ripeto, sono statistiche molto lunghe perché sono state create nel 1º gennaio 2004, quindi siamo ormai entrati nel 15º anno di trading, direi. Questo è quello che ha ottenuto il FIB. Attenzione, sono pochi trade all'anno, si vede abbastanza. In così tanti anni sono poi state 584 operazioni, che sono poche. Ci sono tutto, i parametri esposti, il rendimento annuo, il net profit globale, commissionato ovviamente, slippato, il drawdown raggiunto, l'average trade, eccetera. Lo possiamo osservare anche sul DAX, dove vediamo i risultati ottenuti. Come vedete, non è un manna che cade dal cielo, come sempre il trading, ci sono stati anni difficili, anni complessi, anni di perdite su questi mercati. E infine lo possiamo anche osservare sul Bund, dove questi sono i risultati appunto sul Bund, li ho fermi in questo momento al 31-12, cioè 15 giorni fa, dove i risultati hanno avuto anche qui, sempre per un contratto per mercato, un risultato secondo me assolutamente non disprezzabile, vista anche la bassa operatività, la bassa frequenza di trade e quindi le poche commissioni pagate. Questo era per darvi un'idea di quello che può essere il trading di Gann. Lo so che non è un corso, è semplicemente una pillola, un'idea di trading, un'idea di trading diversa, oggi poco frequentata, e che unisce il mondo discrezionale al mondo sistematico, nel senso che è un metodo che ha sì della discrezione nella ricerca degli angoli, ma una sistematicità metodologica pari a un trading system nell'applicazione delle regole ferree e sempre uguali a se stesse. Vi ringrazio per l'attenzione e nel salutarvi,
Vi lascio come sempre i contatti miei e di Luca Ronzan, che mi assiste nel trading, non mi aspetto, con cui insomma, siamo due persone che cercano collaborando di sopravvivere in questo difficile mondo. Vi ricordo, oltre alla nostra email, il mio sito web www.fabriziobocca.net, qui potete iscrivervi gratuitamente per essere avvisati di qualsiasi evento, oppure anche mi potete seguire sulla pagina Facebook Automatic Swing Trading, che invece è pubblica e riporta tutte le cose. Vi ringrazio ancora, vi auguro buona serata e arrivederci.